tutta la società adesso, sia a livello culturale che anche a livello di sostegno economico, si sta muovendo. Ci sono tanti movimenti, anche quello di questa sera lo testimonia, per ricordare che il problema è un problema di tutti e non è solo un problema delle donne vittime di violenza, è un problema culturale, è un problema dell'intera società, è un problema degli uomini. È la serata della musica ed ha messo l'accento sulla collaborazione fra il centro di violenza a casa delle donne e questa amministrazione comunale. Questa collaborazione è data dal 2014. Casa delle Donne però si è costituita nel 1989 e in tutti questi anni sono state più di 7.000 le donne che hanno chiesto il nostro aiuto. Noi ci troviamo in via San Faustino in un spazio molto bello messo a disposizione, comodato d'uso appunto dall'amministrazione. Buonasera a tutti. Benvenuti in questo viaggio dell'opera. Il progetto del duo, anzi il trio Dioniso, è quello di farvi avvicinare alla conoscenza e all'amore per l'opera lirica. A me toccherà il compito di leggervi alcuni testi scritti dal soprano Tea Franchi, che è una donna, non si può che obbedire. Ma saranno brevi, vi serviranno per entrare in sintonia con l'aria che verrà intonata. Cercherò anche di descrivere quella che può essere la scena e che voi, con la forza della vostra immaginazione, potrete ricostruire.